Cambiamo argomento perché per la prima volta il Vaticano apre i suoi archivi segreti ai musei capitolini, una selezione degli 85 chilometri di manufatti e documenti che da sempre hanno suscitato curiosità e misteri. Federico Marietti. Non hanno mai varcato le soglie del Vaticano, sono rimaste per secoli all'oscuro nei sotterranei dello Stato Pontificio. Opere dall'inestimabile valore storico e artistico, da sempre accompagnate da curiosità e fascino. Lux in Arcana, l'archivio segreto vaticano, si rivela e lo fa per la prima volta a Roma attraverso una selezione degli 85 chilometri di manufatti, pergamene, registri e codici del Palazzo Apostolico. Dal Dictatus Pape di Gregorio VII alla bolla di Bonifacio VIII fino ai Patti Lateranensi, la lettera di Papa Clemente XII al Dalai Lama, la scomunica di Martin Lutero e i processi a Giordano Bruno e Galileo Galilei. Molto soddisfatto per la leggerezza dell'allestimento, per la scientificità dei video, della presentazione ad un vastissimo pubblico, senza aver tradito però la scientificità dei documenti. Sacro e profano che si uniscono dunque ai musei capitolini, dove i misteriosi tesori papali non potevano che venire allo scoperto. In Campidoglio, luogo simbolo del governo della capitale, una città che ha sempre accompagnato i destini della Santa Sede. Roma ha un altro elemento di attrazione culturale, turistica, veramente profondo, ma soprattutto il messaggio ai giovani che attraverso questi documenti possono imparare e in qualche modo assorbire l'importanza della tradizione, il valore profondo del passaggio di tante verità e di tante storie che spiegano un po' il percorso dell'umanità. Un evento internazionale che ha richiamato testate da tutto il mondo e che fino al 9 settembre sarà possibile visitare, è reso ancora più accattivante dalla tecnologia che affianca alla storia percorsi multimediali e applicazioni online, una nuova breccia nel cuore di Roma. Una ricongiunzione, è come se la storia si fosse riunita sulla piazza del Campidoglio. Questi sono i veri documenti della Chiesa. In esclusiva ai nostri microfoni il segretario di Stato Vaticano, Tarcisio Bertone. Questi sono documenti da vedere e da presentare. Da vedere e da presentare. Cos'è che l'ha colpito di più, Eminenza? Oh, la verità storica, fino alle ultime ricerche di Pio XII. 2 milioni e più di schedine di ricerche e di informazioni sui prigionieri di guerra, quindi un servizio di amore e di attenzione a tutto il mondo per aiutare chi era in difficoltà.